Ave Maria, siamo nel santuario della Vergine della Liberazione, in questo pellegrinaggio parrocchiale. Cominciamo questo momento, diciamo così, di catechesi, di sintesi, di approfondimento del messaggio della Vergine della Liberazione e facendo un pochino il punto della situazione. E abbiamo visto già da questa mattina con l'incontro con l'ultimo genito di Bruno Cornacchiola alcuni tratti essenziali dell'esperienza e della vicenda che qui è intercorsa. Adesso cercheremo di fare insieme un po' una sintesi. Bruno Cornacchiola era un uomo lontano dalla Chiesa, appartenente a una setta protestante, avventista, e voleva uccidere il Papa. Questa è la prima cosa. L'operazione fondamentale che dinanzi a questo fa la Madonna è prendere quest'uomo e riportarlo nella Chiesa cattolica. Questa è la prima grande operazione mariana, la più importante fatta con quest'uomo e che dà un pochino il leitmotiv di questa rivelazione. Lo riporta nella Chiesa cattolica e gli ricorda ciò che la Chiesa cattolica da 2000 anni svolge per il bene e per la salvezza delle anime. La Madonna e la Chiesa si trovano sempre assolutamente unite. La Madonna porta alla Chiesa, la Madonna riporta alla Chiesa, la Madonna mai e per nessun motivo porta lontano dalla Chiesa, ma dentro la Chiesa. Questo è un primo grande criterio di discernimento anche circa la genuinità, l'autenticità di tante apparizioni mariane. Guardiamo, per esempio, le grandi apparizioni di Lourdes, di Fatima. Cosa ha fatto la Madonna come primo gesto? Fate costruire una cappella, un luogo cioè dove la Chiesa possa celebrare e amministrare i sacramenti. Vedremo, abbiamo già visto anche prima durante l'omelia, come questo è uno dei punti fondamentali di questa apparizione. Altro aspetto importante è il luogo dell'apparizione, che è caratterizzato da due elementi: proprio il luogo fisico dove si trova la grotta, che era luogo dove si capisce, lo sentiremo dalle parole stesse di Bruno, dove purtroppo i giovani venivano certamente a non compiere atti di virtù, ma a peccare di lussuria. E la Madonna appare proprio qui, quindi quasi a voler tendere un braccio di misericordia a chi si trova lontano, ecco, dalla vita di grazia. E attenzione, al tempo stesso, qui dinanzi è il luogo del martirio di San Paolo, quindi una persona che ha dedicato la vita a predicare la conversione. Quindi questo non è certamente casuale, Dio non fa mai nulla a caso. Quindi queste due circostanze di luogo già dicono molto su quello che è stile e contenuto di questa apparizione. Cornacchiola scrisse a riguardo di proprio pugno queste parole il 30 maggio del 1947. Non profanate questa grotta con il peccato impuro. Chi fu creatura infelice nel mondo del peccato, rovesci le sue pene e piene nella Vergine della Rivelazione, confessi i suoi peccati e beva a questa fonte di misericordia. È Maria, la dolce madre di tutti i peccatori. Quindi la Madonna viene presentata, si presenta come strumento di vera misericordia che non è minimizzare o ignorare il peccato, ma è tendere una mano al peccatore dopo avergli fatto prendere coscienza del peccato. Sentiremo nel Vangelo della Santa Messa di domani, quinta domenica di Quaresima dell'anno C, l'episodio dell'adultera perdonata. Certamente Gesù difende l'adultera dai giudizi di chi molto frettolosamente, disinvoltamente l'aveva già condannata alla lapidazione, ma non le dice brava, continua a peccare oppure non fa niente. L'assolve, la rimanda, non la condanna, e però le dice non peccare più. Questo è l'autentico, genuino e profondo significato della misericordia ed è sempre questo che la Madonna viene a trasmetterci, ad insegnarci. Quindi sempre tenere presente questa doppia dimensione dell'autentica misericordia. Da un lato la presa di coscienza seria del peccato, dall'altro la mano tesa da parte del perdono di Dio. Unilateralizzare una sola di queste cose, se si sottolinea solo il primo aspetto, si rischia di cadere nella disperazione, mamma mia che ho fatto, non c'è speranza per me. Se si enfatizza troppo il secondo, si rischia di
scivolare in un'immagine di un Dio bonaccione che fa finta di niente, che se pecchi o non pecchi è la stessa cosa, e ovviamente anche questa dimensione è totalmente fuorviante. E nello stesso testo il Cornacchiola prosegue terminando la sua presentazione e dice: ecco che cosa ha fatto per me, peccatore. Militante nelle file di Satana, nella setta protestante avventista, ero nemico della Chiesa della Vergine. Poi ci ritorno su questo passaggio. Qui il 12 aprile a me e ai miei bambini è apparsa la Vergine della Rivelazione dicendomi di rientrare nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana con segni e rivelazioni che lei stessa mi ha manifestato. L'infinita misericordia di Dio ha vinto questo nemico che ora ai suoi piedi implora perdono e pietà. Amate la Maria, la dolce madre nostra. Attenzione ancora, amate la Chiesa con i suoi figli. Ella è il manto che ci copre dall'inferno e che nell'inferno che si scatena nel mondo. Pregate molto e allontanate i vizi della carne, pregate. Era nemico della Chiesa della Vergine, quindi bisogna fare attenzione. E amate la Chiesa con i suoi figli. Ma sapete che oggi la Chiesa sta soffrendo un pochino, d'accordo? Penso che lo sappiamo tutti quanti, cioè non è un momento storicamente parlando molto per la quale. Ma noi che tipo di atteggiamento ci abbiamo nei confronti di questo? Adesso dopo vi leggerò dall'altro testo di cui ho accennato, quello di Saverio Gaeta, dei passaggi molto forti della Madonna, dove dice di non dividere la Chiesa, di non provocare discordie, di non provocare ulteriori tensioni, perché non è questo il modo con cui nella Chiesa si risolvono difficoltà e problemi, meno che mai. Una volta, gli avventisti erano una setta, che capite, oggi però c'è il pericolo di moltiplicare delle piccole, diciamo così, tra virgolette, sette, nel senso di partiti che dentro la Chiesa si fanno la guerra gli uni con gli altri e attaccano in giro a destra e a sinistra, chi si appiccicano uno con l'altro, chi attacca questo, chi attacca quell'altro, chi attaccano la gerarchia, chi attacca i pedofili, cioè questa è un'operazione satanica, cioè capite, molte persone che fanno queste operazioni le giustificano dicendo ma no, dobbiamo fare qualcosa perché qui c'è un macello, qui ci sono tante cose brutte, dobbiamo denunciarle, dobbiamo attaccarle, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro. Bisogna fare attenzione, è questo quello che farebbe la Madonna, punto interrogativo. Noi dobbiamo sempre fare attenzione, la Madonna fa sempre verità, ma la Madonna fa sempre verità e anche carità e anche unità, devono stare insieme tutte e tre queste cose. Noi non possiamo avere dentro la Chiesa stili e modi di fare che sono satanici, come tante volte ha detto Papa Francesco. È il diavolo quello che divide, d'accordo? Il diavolo divide clamorosamente, capite? Gli uni dagli altri, ci mette contro gli uni gli altri. Anche col migliore pretesto, con la migliore cosa che ci possa essere. Quindi dobbiamo fare, a mio avviso, molta molta attenzione. Allora, la Madonna qui in quel giorno ha detto alcune cose fondamentali. Numero uno, proprio le prime cose che disse a Bruno, che bisogna saperle. Io sono colei che sono nella Trinità Divina. Poi torneremo su questo passaggio. Sono la Vergine della Rivelazione. Tu mi perseguiti, ora basta. Qui di fronte c'è il luogo del martirio di San Paolo. Vi ricordate qualcun altro a cui fu detto: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? È incredibile, no? Cioè, perché qui non c'è solo questo luogo, ma di fronte c'è il luogo del martirio di San Paolo. Guardate che stare attenti, che quando le cose deve fare il Padre Eterno, la Bibbia c'è scritto che noi non capiamo niente, non siamo in grado di discernere i suoi disegni, le sue vie, ma le operazioni che fa Dio sono perfettissime, purate nei minimi dettagli. Il più grande architetto, il più grande regista del mondo non potrebbe fare un palazzo, un film perfetto come fa le sue opere il nostro Signore, solo che noi non lo vediamo. Tu mi perseguiti, ora basta. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Sta qua davanti, a 100 metri, ci andremo tra poco. Capite? Incredibile. E che cosa voleva fare San Paolo? Che faceva a suo tempo San Paolo? Seguitava i fanatici nazareni, pensando, attenzione, perché questo è il problema di oggi, perché tra le cosiddette sette ci sono le sette cattive, e sono tutte cattive, però capite quello che sto dicendo, e le sette buone, cioè quelle che pensano che lo devono fare perché Dio lo vuole, perché bisogna farlo per forza, perché dobbiamo fare qualcosa.
capite? San Paolo pensava di fare che andando a che dice: ma questi sono un bando di matti, questi vanno appresso al falso profeta Nazareno, io qui devo salvare la regione di Israele, capite? Oggi sappiamo che più o meno la nuova alleanza sta dentro la Chiesa, allora si può avere l'illusione di salvare la Chiesa combattendola, quindi anziché aiutandola, non ci metti ci carica da 90 sopra, dilaniandola e dividendola, capite? Bisogna fare attenzione a questa è una cosa terribile questa qui, perché non c'è niente di peggio di quando uno fa una cosa, perché capite, quando noi facciamo qualcosa che non va, se uno cerca di stare un pochino attesona al campanello, dice lascia perdere, ma quando uno è convinto che sta facendo la cosa giusta, se lo dice no, no, questo non c'è piove, vai avanti con un bulldozer, non ti ferma nessuno, capito? Né niente, capito? E sei un caterpillar, è pericolosissimo questa cosa qui, bisogna fare attenzione. Dalle nostre parti, e non vorrei fare nomi, nel sud del Lazio c'è una cosa successa, penso che capiate cosa, grave, capite? Grave, che però non era cominciata così come è andata a finire adesso. Avete capito? C'è una scomunica formale adesso da parte della Santa Sede, si dicono pazzie in quella realtà lì, capite? Perché quando uno poi entra in un vortice non esce più, capite? Tocca stare attenti, e quelli sono convinti, appunto, sono convintissimi, molta gente, io la conosco, sta lì dentro in perfetta buona fede, ma sono persone alcune intelligenti, laureate, professionisti, capite? O che erano dei bravi cattolici. Quindi, quando noi vediamo che c'è qualcosa che ti mette in divisione, che ti mette contro, ti mette in discomunione, poi San Paolo avrebbe detto: se viene un altro angelo a predicarvi un Vangelo diverso, sia anatema, non gli date retta, quella non è la Madonna sicuramente, non è Gesù Cristo, non è lo Spirito Buono, non è lo Spirito Santo, perdonatemi, sono così, ma su questo bisogna essere oggi attenti, perché queste cose sono pullulanti oggi, vedete, entra nell'ovile santo, corte celeste in terra, il giuramento di Dio rimane immutabile, sapete perché si è salvato? I 9 venerdì del Sacro Cuore che tu facesti amorevolmente, spinto dalla tua fedele sposa prima di iniziare la via dell'errore, ti hanno salvato. La moglie, che era una santa donna, prima che questo si impazzisse appresso alle sette di stazione protestante, l'aveva quasi costretto, perché lui comunque non era un bravo cristiano, insomma, lo racconta, lo dice lui, un uomo nomaccio, insomma, violento, bestemmiatore, tutte queste cose qua, però la moglie l'aveva supplicato: facciamo insieme i primi 9 venerdì del mese, e questo contro voglia, ma l'aveva fatti. A modo dice: la causa della tua salvezza è questa, perché a chi fa i primi 9 venerdì del mese Gesù Cristo ha promesso la conversione, di non morire fuori della grazia di Dio. Non sono oggi al primo sabato del mese, dopo è successa la stessa cosa con i primi sabati del mese, eh? Quindi è importante dare retta a queste cose, molto più importante di quanto noi pensiamo. Poi la Madonna gli ha detto: sono andata a scegliermi, questo ce l'ha detto prima, il peggio di tutti. Ecco, e questa è una bellissima notizia, capite? Perché le scelte del Signore sono misteriose, misteriosissime. Capite? Non è che se una persona è scelta dal Signore per qualche motivo è perché sia, capite? San Paolo stesso, cosa dice? Di se stesso? Dice: io non sono neanche degno di essere chiamato apostolo, perché io ho perseguitato la Chiesa di Cristo, io sono un aborto. D'accordo? Io sono l'infimo di tutti, e non lo diceva, perché c'è sta molta gente che si sciacqua la bocca con l'umiltà, sempre a dire: ah, io sono peccatore, sono disgraziato, poi mentre sotto sotto dice: ma che gli altri sono peccatori, io sono bravo. San Paolo lo pensava veramente, capite? Non è che lo diceva tanto per dirlo, e questo noi lo dobbiamo pensare veramente, ecco, ciascuno di noi stessi. Io sono con lei che sono nella Santissima Trinità, questo dice una cosa molto importante. Voi sapete che io sono colui che sono è il nome di Dio, quindi quello che designa l'essenza eterna e immutabile dell'Altissimo, d'accordo? È ciò che proprio fa di Lui ciò che è, la sua trascendenza. Io sono colei che sono la Santissima Trinità, vuol dire che la Madonna è coinvolta misteriosamente, ma ab eterno, nella vita trinitaria, non perché faccia parte, ce l'ha già detto, della Santissima Trinità, ma perché nell'opera che la Trinità ha fatto volendo uscire fuori di sé, che è la creazione, un posto assolutamente primario ce l'ha la Madonna.
perché la Madonna è stata la creatura perfettamente pensata dalla Santissima Trinità perché potesse essere il tramite volontario, collaborativo e strumentale all'incarnazione, cioè a che il Figlio diventasse uomo, ossia il punto, diciamo così, di convergenza, di raccolta e di perfezionamento di tutta l'opera creativa di Dio. Capite? Quindi la Madonna non è un option, non è un dettaglio, perché c'è ancora, né è qualche cosa, dice, ah, tu fai il madonnaro, oggi dicono un po' così, e quindi ti dimentichi di Gesù Cristo, ti dimentichi della Santissima Trinità, la Trinità è importante e la Madonna viene dopo. Questo discorso ha anche qualche cosa di fondato, è chiaro che la Trinità, la Madonna, non c'è niente che fare, no? Ma ciò che la Madonna è volontà della Santissima Trinità, tu non puoi bypassarla, perché è Dio che l'ha fatta e l'ha pensata così, gli ha dato quel ruolo, gli ha dato quella missione. Se questa creatura ha una missione di questo genere, soprattutto efficacissima, e qui lo dimostra, nella conversione dei peccatori, nel mantenimento dell'unità della Chiesa, anche quella è complicata, nella difesa della Chiesa e della sua santità, anche quando quella viene attaccata, questo ruolo deve essere riconosciuto. Ecco perché le ha detto così. Io sono colei che sono, non da me stesso, nella Santissima Trinità, cioè, mi sembra di prendetevela col Padre Eterno, non ve la prendete se io sono quello che sono, cioè, non me lo potete dire, lascia perdere la Madonna, dice, vatta a fare due chiacchiere col Padre Eterno, digli, perché l'hai fatta così? Te la devi prendere con lui, non te la devi prendere con me, capite? La Vergine Maria non è una creatura autoreferenziale, tutto quello che è, lei l'ha ricevuto, lei ha detto, sono la calamita della Santissima Trinità, cioè, in una creatura... Nostro Signore ha voluto far convergere, noi non ce lo possiamo rendere conto, tutta la perfezione possibile e immaginabile. Mi dicevo stamattina durante la meditazione, cioè, allora, supponiamo che noi fossimo tutti quanti immacolati, fossimo nati tutti quanti immacolati, nessuno potrebbe superare la Madonna, nessuno, manco se partissimo, perché, diceva la meditazione di questa mattina, la Madonna, un respiro che ha fatto Nostro Signore, la Madonna lo ha preso, lo ha fatto suo e ne ha beneficato degli effetti, un respiro. Non un sospiro, un respiro. Quindi tutto quello che Dio poteva dare ad un essere umano, ad una creatura intelligente, la Madonna l'ha preso tutto, capite? Per cui se uno volesse superarla è impossibile, manco se, perché più di quello non si può, né il Signore potrebbe dare a questa creatura più grazie di quelle che gli ha dato, perché non c'entrano più, perché è comunque una creatura, quindi è limitata, ma è il limite della Madonna, capite? È assolutamente inimmaginabile. Noi questo non dobbiamo prendere coscienza, eppure, e questa è un'altra cosa che veramente lascia sconcertati, è la creatura più umile che esista in tutto l'universo. E voi state tranquilli che se aveste incontrato la Madonna quando era sulla terra, nessuno si sarebbe accorto di chi c'aveva davanti, nessuno. Avreste incontrato la persona apparentemente più comune, più feriale, più normale del mondo. Ma manco facendo le carte false, tu potevi immaginare che 5 minuti prima che lei era stata portata al settimo cielo, che lo sa che aveva vissuto dentro quella stanza, usciva da lì, era finito tutto, era la più alla mano di tutti, capite? Era la più normale di tutti, anche se dentro di sé era tutto straordinario, ma non traspariva nulla. Questo è un altro proprio... attestazione di santità utente. State attenti, questa è un'altra cosa, perdonatemi, sono... Quando ci stanno delle cose un po' troppo appariscenti, un po' troppo... ci sta subito da preoccuparsi un po', capite? Perché le persone che sono sante per davvero non se la tirano, perdonatemi il termine, non so se può dire una cosa che un prete potrebbe dire, non attirano l'attenzione, quindi non si fanno reggere, non sa, cioè sono persone abbordabilissime, normalissime, tranquillissime, capite? Ecco, è chiaro che però... Se tu incontravi la Madonna, cioè, avresti incontrato una persona dolcissima, affabilissima. Quindi tu te ne dici, ma mamma mia, questa che persona... Cioè, vedevi una persona come dice, ma che persona squisita che è. Questo sì, perché se no doveva fingere di essere una peccatrice, doveva fingere di essere una peccatrice, questo non è possibile. Ma questo è il massimo di quello che vedevi. Il massimo. Ecco. Quindi una straordinarissima che è la fotocopia poi di Gesù, perché se incontravate Gesù, secondo voi che Gesù camminava a un metro da terra dicendo tutti in ginocchio che passa il Figlio di Dio? Gesù gli hanno sputato in bocca durante la passione, si è fatto fare tutto e di più, capite? E era Dio molto più grande della Madonna, capite?
Solo che la Madonna gli assomiglia tanto a Nostro Signore, capite? Con lei che sono nella Santissima Trinità. La calamita di Dio, quindi Dio se l'è costruita da sola, quindi ha voluto che dentro una creatura si potesse talmente tanto compiacere e potesse talmente tanto che sei innamorato. Questi sono due innamorati, la Santissima Trinità e la Madonna sono due innamorati, capite? Non possono fare a meno l'uno dell'altro. La Madonna è ovvio, ma Dio certamente ne potrebbe fare a meno, ma l'ha fatta talmente bella che si è innamorato, capite? È così, quindi questo è un punto assolutamente fondamentale. Poi un'altra cosa che ha detto, sempre in quella prima apparizione, gli dice che la Chiesa avrebbe sofferto, nel 47 sarebbe stata perseguitata, spezzata. Questo è il segno che i miei figli si spoglieranno, e gli fa vedere la talare strappata e il crocifisso spezzato. Non mi dispiacerebbe fare riferimento troppo esplicito a anche recentissimi fatti di cronaca, ma si vedono queste cose qui. Cioè, io alcune cose, è vero che la Chiesa è stata sempre, se non sono state tante, di tutti i colori, ma alcune cose, non voglio nominarle, insomma, che sono state anche abbastanza di recente, non sono mai sentite, non sono mai viste, sono gravi, è troppo, capite? Cioè, è cominciato, come dire, un processo, come dire, non in tutta la Chiesa, ma in qualche, che evidentemente, di discesa, che ha toccato dei minimali. Il Papa, io sottoscrivo, l'ho già detto tante volte, all'udienza che ha concesso la Curia Romana prima di Natale scorso, ha detto, qualcuno dice che sì, ma rispetto alla totalità dei casi, capite l'argomento di cui sto parlando, quelli successi nella Chiesa in confronto alla massa globale sono comunque una piccola minoranza. Una piccola minoranza. Per quanto mi riguarda, un solo caso di questo, uno, è troppo. Non si sarebbe innocente. Non è che non ne voglio, cioè non si deve neanche nominare, cioè non deve essere neanche pensabile una cosa. Noi siamo sacerdoti di Cristo, siamo ministri di nostro Signore Gesù Cristo. Cioè queste sono delle cose, cioè, che sono inqualificabili. Quindi altro che minora, non ci stanno, c'è stato soltanto mezz'ora di vergogna, c'è soltanto da chiedere scusa a tutti, comunque basta, d'accordo? E da fare penitenza, da fare giustizia, da rimettersi in piedi, spera che il Signore ci dia una bella purificazione e che voltiamo pagina, ma non ci sta niente da cui giustificare. Però sono cose brutte. Allora, che fai tu in questo contesto? Che è già un contesto drammatico. Butti il carico da 11? Ancora? Benzina sul fuoco? Ancora? Capite? Cioè, la distruzione della Chiesa, purtroppo, grava su di noi. Cioè, andiamo a ammazzare noi stessi, perché senza la Chiesa la nostra anima non si salva. Se non c'è qualcuno che ci predica la verità, non la conosciamo. Se non c'è qualcuno che ci amministra i sacramenti, che ci dà la misericordia, ci dà la messa, e che zia la nostra anima, che fa? Capite? Quindi agire in questo modo è proprio un suicidio, capite? È un autosuicidio, è terribile. E poi ha chiesto il rosario intero quotidiano, anche qui, il rosario intero, questo dice, lo vuoi fa, non lo vuoi fa, vedi tu, d'accordo? Poi qualcuno dice, ma so tre o so quattro? Dopo San Giovanni Paolo II, purtroppo so quattro, purtroppo. Io dico, grazie a Dio, so quattro. Qualcuno dice, purtroppo, sono diventati quattro, quindi mo rosario intero so quattro, d'accordo? E attenzione, ha chiesto tre intenzioni. Conversione dei peccatori, degli increduli e l'unità dei cristiani. L'unità. Queste tre intenzioni. Poi c'è un'altra cosa. Ed è questa. La Madonna ha parlato della sua incorruttibilità e disse queste parole. Il mio corpo non poteva marcire e non marcì. Mio figlio e gli angeli mi vennero a prendere al momento del mio trapasso. Anche qui, rimando tutta la montagna di catechesi che ho fatto sull'assunzione, il fatto fondamentale dell'assunzione è che il corpo della Madonna non si è corrotto, capite?
la Chiesa non ha definito è morta, non è morta, capite? Ma sia il corpo di Gesù, che è rimasto nella tomba 36 ore, che quello di Maria, io personalmente penso che nella tomba il corpo di Maria non c'è stato per niente, d'accordo? Però si è ancora liberi di pensare diversamente. Però il discorso è questo, e il corpo non ha marcito, attenzione, non poteva marcire. Sapete che significa? Sta dicendo indirettamente che la causa del nostro marcire è il peccato originale e attuale. Noi non ci rendiamo conto, capite? La gente oggi non ci crede più a queste cose qui. Hai sentito che cosa ha detto, che diceva Bruno Cornacchiola, che ci ha detto il figlio? Non andare a dormire se sai che hai commesso un peccato mortale. Ma chi ci crede oggi? C'è la gente che è da 30 anni senza confessarsi. Capite la Vergine della Rivelazione, l'importanza fondamentale della fede, di conoscere le verità di fede. Cioè, nessuno può dimostrare, capito, che noi moriamo a causa del peccato originale e del peccato attuale. Chi è capace a fare questa dimostrazione? Non è dimostrabile. Non è che tu prendi, disegni il triangolo rettangolo, come facevano alla scuola, dice: quanto vuoi farli i cateti? 3 cm e 5? 10 cm e 40? Faccio sopra i quadrati, fa la somma di quadrati e vedrai che è uguale a quello dell'ipotenusa. Comunque, cioè questo lo vedi con gli occhi, capito? Non è che dici, sai, questo è una teoria. Le cose della fede non sono così, non sono dimostrabili. Ma qui la Madonna viene a dire: non è che sono stata assunta così perché mi ha fatto un regalo nostro Signore. Dice, vabbè, non poteva marcire, perché la Madonna è senza peccato originale e senza peccato attuale. Quindi il principio della corruzione, quindi capite che il peccato causa la morte, la corruzione anche della nostra carne. La Chiesa ha sempre insegnato che le malattie vengono dal peccato. Chi si legge gli scritti di Luisa Piccarreta, che parla del regno della divina volontà, cioè di quando la nostra unione con la divina volontà diventerà perfetta, Gesù gli ha annunciato che le malattie non ci saranno più. Perché se tu sei di nuovo fuso con la volontà di, sei una cosa sola con la volontà di Dio, non ti prendono le malattie, non ti possono prendere. Che Dio è che a Dio gli viene il raffreddore, gli viene l'influenza. Voi pensate che alla Madonna gli fosse venuta l'influenza quando stava, o a Gesù Cristo gli veniva, doveva stare a letto con la borsa dell'acqua fredda e col termometro in bocca? A Gesù Cristo, pensate questo? Non ci si pensa a queste cose, capite? Ma è così. Il mio corpo non poteva marcire. E 3 anni dopo non c'era ancora il dogma dell'assunzione. Il dogma dell'assunzione è datato 1950, per questo che vi ho detto. Lui ha conosciuto Pio XII prima del 50. Alcune indiscrezioni non confermate, perché voi sapete, quando gli fa un dogma, Pio IX aveva fatto l'Immacolata, ora fa l'assunzione, ora ci dovrà essere qualcun altro che farà la corredentrice, ci deve stare. Arriverà sicuramente, eh? Io ho già fatto una, perché l'Immacolata 1854, l'Assunzione 1950, può darsi che io la vedrò la corredentrice, perché intorno al 2050, se ci arrivo ci avrei un'ottantina d'anni, insomma, quindi io spero di morire vedendo se arriva qualche altro Pio XIII, perché Pio IX e Pio XII ci vorrà qualche Pio e basta cosa, che ne so io, insomma, no? Speriamo di vederlo, ma secondo me questa cosa sì. Questa cosa sicuramente speriamo che si farà, no? Ecco, quindi questo è il secondo punto e di questa grande cosa. Le prime, e poi la terza, sono la Vergine della Rivelazione. E dice: la rivelazione parla di me. Attenzione, quando viene definito un dogma, nella Bibbia, secondo voi, c'è scritto da qualche parte che la Madonna è immacolata? No. Esplicitamente no. San Paolo dice: la madre di Dio è stata concepita senza peccato originale, lettera agli Efesini. Non esiste una cosa del genere. C'è scritto che la Madonna è stata assunta in cielo? No. Esplicitamente no. Ma c'è scritto tra le righe, sotto. Quando la Chiesa formula un dogma, cosa dice? Che non c'è scritto esplicitamente che la Madonna è immacolata, ma che la Madonna immacolata è verità rivelata da Dio. E ti comincia a citare i passi della scrittura dove non c'è scritto esplicitamente, ma dove c'è scritto tra le righe. Perché?
perché solo la Chiesa, in particolare il Papa, che è lui che fa i dogmi, ha il potere di interpretare autenticamente, che ne dicano i protestanti, la rivelazione. Quindi la Bibbia che c'è in mano, che è consegnata a tutti noi, è però interpretata autenticamente dalla Chiesa, che c'è il compito di dire quali sono le verità rivelate. E noi da questo non ci dobbiamo, per questo non ci dobbiamo mai muovere da questo. Mai muovere da questo, capite? Mai. Perché se qualcuno ti parla contro una verità di fede rivelata, non esiste, capite? Mo ci stanno le mode in questi anni, hanno cominciato Benedetto XVI e Francesco, i nemici di Benedetto, mo ci stanno i nemici di Francesco. Queste cose qui non hanno, dentro la Chiesa Cattolica, non possono esistere, capite? Perché il successore di Pietro è il successore di Pietro, punto e basta. Non si tocca, non c'è, capite? Cioè, i santi, tu dici, l'Eucaristia non si tocca, la Madonna non si tocca e il Papa non si tocca. Tocca a tutti, capite? Io ricordo tanti anni fa, stamattina quello ci parlava di un esorcismo, un mio amico sacerdote mi fece vedere un video di un suo collega esorcista dove parlava un'indemoniata. Parole del diavolo. Ah, io i sacerdoti adesso li sto tentando tutti quanti, sto facendo, ma il Papa non lo posso toccare, perché la Madonna mi dice tocca a tutti, ma lui no, non questo Papa no, lui no, Tizio, Gaio, Sempronio non si tocca. Quindi, capite? Quindi quando uno comincia, cioè, turare le orecchie, capite? Non ci sono santi. È evidente che, cioè, le idee personali, le linee, gli orizzonti pastorali, a seconda delle sensibilità personali, uno può essere più sensibile a un tema, uno a un altro tema. Benedetto XVI c'aveva le sue fissazioni, Francesco c'aveva le sue fissazioni, Giovanni Paolo II c'aveva le sue fissazioni, d'accordo? Io ne ho conosciuti bene questi tre. Sono diversi, sono, d'accordo? Per cui io, anche umano, che io, umanamente parlando, mi posso sentire più inclinato verso Tizio, Caio, Sempronio, entro certi limiti, questo ci può stare perché siamo esseri umani, ma niente di più. Ma il fatto che io mi senta inclinato verso X o Y, niente di più di questo. Niente di più. Perché appena vai oltre, vai fuori. Perché sono argomenti al fulmicotto, non ci vuole niente oggi, anche perché sia una tale disinvoltura, sia da parte dei media che attraverso dei certi ambienti, che mantenere poi l'equilibrio, ma la regola proprio generalizzata è pregare, collaborare, riverire, stimare e stop, d'accordo? Ecco. Non entrare in questioni che non è opportuno assolutamente e non sono gradite al cielo, capite? Non sono gradite al cielo. Non sono gradito, io di questo non sono gradito alla Madonna. La Madonna non vuole che si facciano queste cose qui. Non vuole. Allora, altre cose importanti di cui volevo adesso scrivere. Prendo un altro testo che è questo. Allora, dopo queste apparizioni, ho dato i contenuti fondamentali perché non abbiamo tantissimo tempo, c'è stata un'altra serie. Cioè, Cornacchiola ha continuato a vedere saltuariamente, non sempre, la Madonna fino alla morte. Ho detto già che è stato scritto un testo da parte di Saverio Gaeta che si chiama Il Veggente, veramente molto bello, fino a di leggere da poco. Non pensavo neanche di venire qui, sono una serie di due incidenze e ci stanno degli stracci che sono molto belli. Ve ne leggo, non ho letto prima un pezzetto, quello sulla veste d'alare, ora ne leggo un pezzo un pochino più lungo, che è del 14 agosto del 1999, la vigilia di Ferragosto del 99, quindi molto 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 recente. Dice così: figli miei, sappiate che il diavolo o fa di tutto per non far credere che Dio esiste, oppure si presenta succube dell'eterno amore, fa passare Dio per cattivo, e lui, il maligno, si presenta buono, convincendo che non è cattivo lui, ma Dio, il cattivo e il geloso, lo dipinge e lo presenta in modo disonesto. Tutta la gente che sta tutto il giorno a bestemmiare, a prendersi col padre e tutti quanti i problemi che c'ha. Dio è cattivo e se esiste non capisce niente. Questo lo devo dire in tre parole. Un sacco di gente pensa queste cose. Attenzione allora,
Pregate e praticate, attenzione, la dottrina della verità per fuggirlo e non ascoltarlo. E pregate che il cielo vi aiuti a vincerlo con la spada, San Paolo, della verità dottrinale. Noi le verità di fede le dobbiamo conoscere. Cioè, che Dio non è cattivo, se tu sai bene il catechismo, ne sei certissimo, d'accordo? E se hai approfondito bene alcuni punti fondamentali della... Cioè, può stare a cantare pure in cecoslovacco il diavolo, ma è andato ricchiamente da quell'altra mesce quello che mi dice. Gesù mio figlio lo ha sconfitto e non può più regnare e fare un regno per conto suo il diavolo, come aveva deciso, ma è stato sottoposto alla forza di Dio, pur lasciandogli il Signore libertà nelle sue azioni, che sono limitate e non possono andare oltre le forze, le vostre forze e oltre la volontà di Dio. Poi, due cose. Non rigettate le cose sante antiche. Oggi c'è questa moda, il cosiddetto modernismo. Siccome una cosa era antica, c'è detto, se una cosa è antica si butta subito al secchio. Se per il fatto stesso che è antica. Ma chi l'ha detto? E se uno si azzarda a non buttare al secchio qualcosa di antica, è tradizionalista. Non è vero, io non lo sono e porto la veste da lare, per esempio. Cioè, siccome questo è antico, se la butti, sei al passo coi tempi. Se non la butti, sei tradizionalista. Ma io tradizionalista non ci sono, d'accordo? Perché porto la veste da lare, ma uso i social network attuali, uso Instagram, Facebook, YouTube, tutti quelli che vi pare, capite? Non c'è... Cioè, non rigettate le cose antiche, però dice anche non provocate scismi. Non provocate scismi, capite? Cioè, per combattere, per esempio, quelli che vogliono avere tutto nuovo, cioè modernisti, non puoi fare la fine del mondo, non puoi provocare uno scisma nella Chiesa, non puoi fare la Chiesa come ti pare, capito? Non si può fare. Non si può fare. Non rigettate le cose antiche, ma non provocate scismi. Lavorate e pregate per l'unità e l'unione, sono parole sue. Unità e unione. Ricordatevi poi, figli miei, altra cosa, che amare gli altri, amare tutti, non è fare quello che fanno tutti, ma che vivono di errori, di idolatrie e di eresia. Queste cose sono da rigettare per non cadere sotto il giudizio di Dio, perché un giorno tutti sarete giudicati. Perché come Papa Francesco ha ricordato poco tempo fa, attraverso la lettura del libro del Siracide, in Dio c'è la misericordia, ma in Dio c'è pure la giustizia. Non va a finire tutto quanto a tarallucci e vino. No? Ecco. Molti hanno perduto questo concetto di verità e non si accorgono che camminano e vi fanno camminare sulla falsa via, lontano dalle idee sostanziali della dottrina, che noi devono essere chiare. La Sacri, di cui ci ha parlato il figlio di Bruno Cornacchiolo, fa questo, ha questo compito. Io ho sempre fatto, da quando sono sacerdote, lo sanno tutti, con non adeguate risposte, però io devo fare il mio lavoro. Il catechismo degli adulti ho sempre fatto, sempre. E chi ha risposto ne ha tratto giovamento. Io so di molte persone che non hanno risposto in diretta, ma hanno seguito online, ma se leggete tutte quante le mail che mi arrivano, la gente è affamata di queste cose. Solo che succede sempre così, che chi c'è il pane non c'è i denti. Chi c'è denti non c'è il pane. Quindi chi ce l'ha sotto casa ha altro a cui pensare, chi ce l'ha lontano un miglio lo deve vedere online. È così, eh? Perché dice che il parroco non fa altrettanto. Speriamo di no, d'accordo? Speriamo di no, però è così. Quindi queste sono cose fondamentali, perché se uno non è saldo oggi nella fede non ce la fai, non reggi, perché siamo bombardati, capite? In continuazione. La Vergine continua a parlarmi. Molti miei figli sacerdoti hanno perduto la dignità dell'ordine. Questo ce lo dice non per andare dal padre e dire ah, disgraziato, hai perduto, ah, adesso... No, ce lo dice per renderci partecipi di una sua sofferenza e per farci pregare, d'accordo, per loro. Non vivono più l'onestà e l'amore. L'onestà, attenzione che la Madonna c'ha un linguaggio sobrio, capite che significa non vivono più l'onestà. Non è pagare le tasse, insomma, perché i sacerdoti le tasse hanno il CUD, quindi sono prese dal 7,30, quindi i sacerdoti le tasse le pagano fino all'ultimo centesimo, capito? Non è l'onestà di questo genere, capito? È un'altra cosa, ecco, d'accordo? Molto più grave. Non fanno più catechesi per insegnare alle anime, lo dice lei.
I sacerdoti non fanno catechesi per insegnare alle anime. Da dove viene l'esistenza che esiste? Domande classiche. Perché c'è un fine a tutto? Perché l'uomo muore? No, non voglio fare, ma ascoltate tutte le cose che ho fatto, c'è su playlist, su YouTube c'è una playlist Catechismo degli adulti, saranno 60 interventi di catechismo negli ultimi 10 anni, tutte cose affrontate, perché un uomo adulto se le deve fare queste domande. E deve motivare, deve, cioè, avere una fede solida, non può stare appresso, dice, vado a messa ogni quando mi ricordo. Io racconto sempre, faccio due risate, no? Ero stato prete da 2 mesi, una delle prime volte che andavo dalla comunione dei malati a Santa, da qualche parte, porto a sta comunione una persona anziana che stava per morire, e se sono giovane prete, dico, questo che io dico, coraggio, rinnoviamo, facciamo il credo, rinnoviamo la fede nella vita eterna, questo qua. La vita eterna, la risurrezione della carne, ma sì, ma dopo la morte noi ci incontriamo il Signore, c'è la vita eterna, poi quando Gesù torna c'è la risurrezione della carne. Ah sì, ma speriamo, così. Appena ha detto speriamo, non ha detto battere. Cioè, per dire, no, ma poverino, non era cattivo, io dico... Io dico, cacco, siamo ridotti, ero prete da 2 mesi, dico, che belle prospettive che mi aspettano, dico, stiamo bene qua, dobbiamo ricominciare da rosa a rose, diceva mia madre, insomma, proprio dalla prima declinazione qua, cioè, capito? Ma quella gente sta messa così, che vuoi fare? Allora, cari miei figli, fate capire che l'uomo ha un'anima da salvare, capite? Un'anima da salvare, e l'anima continuerà a vivere eternamente, che è la cosa più importante. La cosa più importante non sono le necessità materiali dell'uomo, a cui per carità dobbiamo fare attenzione, capito? Oggi se la Chiesa è attenta alla necessità dei poveri, al problema dell'immigrazione, tutto quello che vi pare, che sono comunque cose, va bene. Se però parla dell'anima, del vizio, della virtù, del paradiso, dell'inferno, dei valori, non va più bene. Cioè, capite? Gesù direbbe queste cose bisognava praticare senza dimenticare le altre, capite? Cioè non possiamo fare che ciò che è importante ma secondario diventi primario, che primario lo butto via. Questo poi diventa un disordine, non va bene. Ecco. Non dimenticate le 4 cose più semplici che voi chiamate novissimi. Sentite il catechismo della Madonna. E insegnate agli altri che cos'è la morte, che cos'è il giudizio, che cos'è l'inferno, che mo ce lo spiega, che cos'è il paradiso. Adesso sentite che bella spiegazione dà dell'inferno alla Madonna, eh? Adesso lo dice lei. Il verbo mio figlio, che è via, verità e vita, ve l'ha fatto conoscere, ma molti di voi, per filosofia o falsa scienza, negano la verità e non la fanno conoscere alle anime assetate di verità che vanno alla ricerca dell'acqua della grazia. Ce ne sono tante in giro, sparse, ma incontrano le acque velenose che non dissetano, ma uccidono le anime. Questi sono i criminali. Purtroppo ci sono pseudo ministri che sono assassini, sono criminali, perché se una persona viene da te e si attende una parola secondo il Vangelo e tu gli dici le farne indicazioni che ti frullano per la testa tua, tu sei un criminale, tu, e vedrai qua che passi davanti al nostro Signore, ma come te permetti? Cioè, capito? Cioè tu ti senti più grande del Padre Eterno. A me hanno raccontato, spero che sia falso, mi è stato detto questo, mi dico, guarda, se ti fossi, io non ci credo, numero uno, spero che tu abbia capito male, che hai trovato una persona in un momento no, che si sia espresso male, che non abbia capito il problema. Tutto ciò premesso, se Dio non voglia avesse detto così, tu devi dirti una cosa molto piccola: è più grande Tizio o è più grande Gesù Cristo? Quando vadi là, Gesù Cristo gli dirà: ti chiedo scusa, figlio mio, ma forse io capirò qualcosa più di te, giusto? Se io ho detto A, nessuno è autorizzato a te a dire B. Se tu non sei d'accordo con B, o cambiavi mestiere, oppure facendo quel mestiere dici, io penso B, però per correttezza ti devo dire A, perché questo è quello che dice il mio datore di lavoro e l'organizzazione alle cui dipendenze, perdonatemi questo modo di esprimermi un po' feriale, ecco, per correttezza e per onestà, quantomeno, capite? Ecco, allora, voi avete questa responsabilità, figli miei, e qui ce la con noi. Poi l'inferno c'è, attenzione, aprite bene le orecchie, io queste cose le conosco da 2 mesi, ma le dico da 10 anni, quindi sono contento che io e la Madonna stiamo sintonizzati sulle stesse lunghezze d'onda. Ecco,
L'inferno c'è, non voluto da Dio, non voluto da Dio. Ok? Dio non vuole l'inferno, né vuole mandarci nessuno all'inferno. Ma questo non significa che né che l'inferno non c'è, né che l'inferno è vuoto, purtroppo. È luogo di condanna per chi vive la pazzia, pazzia, perché io lontano da Dio, è pazzo fondamentalmente, è fuori di testa. Di essere senza eternità e non vive l'eternità che è padre e non padrone. Padre e non padrone. Non negate l'evidenza, c'è il regno eterno. È il regno che l'uomo perdette e che l'uomo dovrà riconquistare. E voi cari figli miei sapete come, dove e quando. Come? Come vogliamo andare in paradiso? Osservando la legge dell'amore, evitando la legge dell'ingiustizia. Dove? Nella vera chiesa fondata da Gesù, Verbo eterno, sulla pietra Pietro e sugli apostoli. Quindi noi siamo cattolici perché siamo in comunione con Pietro e con i successori degli apostoli, buoni o cattivi che siano, bravi o meno bravi, belli o brutti. Sono affari loro quello che sono. Gli apostoli e i loro successori, Pietro e i suoi successori, se li giudica nostro Signore. Ok, non noi. Quando Gesù si è fatto uomo per voi e voi dovete farvi Gesù, vedete che bella espressione, per salvarvi e salvare le anime. Io sono dall'eternità costituita madre, sua madre, sarò madre anche per voi se ubbidirete ai suoi decreti di dottrina e ai suoi sacramenti. L'omelia che vi ho fatto prima, dottrina e sacramenti, già c'è sto titolo su YouTube, che ora molti di voi tengono troppo nascosti per egoismo o per incuria o per cattiveria, per condurre l'uomo su una via ritenuta vera di errori, eresie, chimeriche, illusioni di salvezza umana. Grande predicatrice anche la Madonna, se parte in quarta, ragazzi, chi la ferma più? E bello proprio quello che dice. Poi, ancora sull'unità, occorre l'unità di amore, l'unità di dottrina, l'unità di pensiero e di azione. L'unità di amore, che era la prima cosa? D'accordo? Quella è la prima cosa. L'unità di dottrina a cui tutti dobbiamo convertirci. Ognuno deve andare verso la meta, senza giudicare chi non lo fa, ma pregando per chi ancora non l'ha fatto e aiutandolo con il proprio buon esempio. Capito? Perché se tutti camminano a testa di sotto, nessuno ti obbliga a fare, tu cammini, continui a camminare a testa di sopra, dici tu sei scemo, che hai capito? Il mio camminare a testa sopra ti ricorda che a testa sotto non si cammina, poi se vuoi camminare a testa sotto, Dio te benedica, se può, ecco, diceva qualcuno, insomma, no? È questa unità che vi manca, che vi fa agire da ciechi per essere guida di ciechi, e la parola, ricordatevi, parola con la P maiuscola, dice che la guida e il seguace ciechi cadranno nel fosso. Questo è Gesù. Può un cieco guidare un altro cieco? Cadranno tutti e due in un fosso. Se voi leggete, questa la racconto sempre, la Casti Connubi di Pio XI, 1931, problema già da allora, la contraccezione. Già da allora c'era qualche, a quanto pare, ministro che diceva, beh, hai fatto il terzo figlio, a sto punto il Signore ti perdona. Andate a prendere la Casti Connubi, Pio XI dice, io voglio ben sperare che queste cose non esistano, ma se Dio non voglia, su un argomento così grave, un sacerdote si permettesse di dire una cosa di questo genere, cioè di indurre un fedele all'errore, oppure trovando un fedele nell'errore non lo correggesse, sappia che ne dovrà rendere severo conto al supremo giudice, che per lui si compiono quelle parole del maestro: sono ciechi e guide di ciechi, e un cieco che guida un altro cieco comunica affetto a che cadono entrambi nella buca. 1931, 16 anni prima, anzi, delle apparizioni pubbliche, 88 anni, no, 68 anni prima di queste cose che la Madonna dice. Nessuno è più grande del Padre Eterno. E il fosso, la buca, è la perdizione, è l'inferno. Non cambiate la legge dello spirito, della vita spirituale, che rimane sempre la stessa. Molti di voi hanno fatto delle leggi umane che non hanno alcun valore per la salvezza dell'umanità. Adesso ne siamo fino a qua, di leggi umane e di leggi inique. Una volta farle, le chiamano le grandi conquiste. Poi, come abbiamo visto anche recentemente, prova
solo a nominarle che succede il finimondo, d'accordo? Solo a nominarle che forse si potrebbe cambiare un trattino, uno iota di una legge X. Abbiamo sentito recentemente, non c'è bisogno, penso che vediate tutti quanti, siate aggiornati, no? E ve ne sono tante che passano per dottrina di verità e di salvezza e non lo sono. La legge di Dio, uno e trino, creatore, salvatore e santificatore, è la verità che Dio stesso fatto uomo ci ha dato e che l'uomo, pazzo di orgoglio, di superbia e di presunzione, nega. Nega la verità e agisce facendo tutto in vista della terra, negando i mezzi per evitare il peccato e raggiungere il cielo. Figli miei sacerdoti, poi ci fermiamo, mamma mia, sappiate che le anime non vivono solo per la terra e in vista di essa. Oggi la terra, dopo la caduta, continua famelica a ingoiare le anime per colpa degli angeli decaduti, i diavoli sono gli angeli decaduti, per superbia e mancanza d'amore verso Dio loro creatore. Le anime, ricordatelo sempre, vivono eternamente e hanno quello che gli angeli decaduti non possono ottenere perché sono spiriti: la vita eterna o il pentimento o la conversione. Questo gli angeli decaduti non lo possono ottenere. Salto un pochino, ricordate, ve lo ripeto, Dio non ha creato l'inferno, ma è il diavolo che si è precipitato in un luogo che voi chiamate inferno. Capito? Padre Amort raccontava, questa è la loro ratifica, Padre Amort lo conosce tutti quanti, che in un esorcismo il diavolo a un certo punto se ne era uscito dicendo: tu non sai niente! E lui diceva che il diavolo, quando dice una cosa di questo genere, deve mettere seduto perché la sta sparando grossa. Voi pensate che Dio abbia creato l'inferno e mi ci abbia buttato? Falso! L'ho creato io. Dio non ha creato l'inferno, lo sapevate? Lo immaginavate? Ma poi Dio non ha creato un posto dei mostri, un luogo di tortura e di tormento. Dio lo crea. Quella è la creazione della volontà angelica. Poi ci sono le volontà umane che ci vanno a mettere il carico da no, ma la volontà di Dio non fa questa roba qui. La volontà di Dio è il paradiso, non è questa roba qui. Capite? È il diavolo che si è precipitato in un luogo che voi chiamate inferno, è il luogo di condanna, e Satana, con lo stesso suo spirito d'orgoglio, tenta l'uomo e lo porta con sé nel luogo da lui preparato per vivere lontano dalla vita vera, che è la gloria e l'onore di Dio uno e trino. Catechesi della Madonna, Don Leonardo sta leggendo, fa un piccolo commento. È questo che Dio ha voluto e ha compiuto per mezzo di mio figlio Verbo Dio. Guarda che bello, la morte della morte, questo giorno di Pasqua, la morte della morte, la morte della morte, dando vita a chi con lui muore e a chi con lui vive la vita acquistata per dare l'eternità d'amore. Attenzione però, figli miei sacerdoti, chi crede in Dio uno e trino, creatore, salvatore e santificatore, notate sempre il trittico, creatore, salvatore e santificatore, padre, figlio e Spirito Santo. I colori, no? Verde, bianco e rosa. Crede che c'è una sola vita, una sola dottrina, una sola salvezza. Credete a Cristo, mio figlio, che scelse 12 uomini che chiamò apostoli, eleggendone uno come Pietro. E su questa pietra Pietro fondò la sua chiesa, vera via della verità, per donare per mezzo vostro la vita. Se voi non credete, ce l'ha con noi. E per colpa vostra altri non crederanno, andrete per tutta l'eternità in quell'inferno che esiste del reale. Ci vanno i preti all'inferno secondo voi? Sì. Santa Veronica Giuliani, conoscete Santa, una delle più grandi, è una della gloria, è una delle glorie dell'Italia, una delle più grandi. Ha detto che l'inferno l'era visto, c'erano gli zucchetti neri, perché una volta c'erano gli zucchetti tutti quanti, perché era come la talare. I vescovi ce l'hanno ancora, i preti adesso non ce l'hanno più, quindi non si porta più, ma i vescovi e i cardinali ce l'hanno ancora, viola e rosso. Ah, gli zucchetti saranno tutti i colori all'inferno, capito? Speriamo che si sia sbagliata, ma lei ha scritto queste cose, d'accordo? Io non sono bianchi, speriamo proprio di no, d'accordo? Speriamo che insomma bianchi non ci stiano, io mi ricordo gli altri colori, insomma, ecco, d'accordo? Ultima cosa,
Poi chiudiamo che ora. Dio, cari miei figli, non solo vi ha dato la vera fede, ma con essa la Chiesa. Torniamo ancora sulla Chiesa. Voi pensate che per una strana, come dire, coincidenza della sorte, sapete qual è la mia specializzazione dogmatica? È la Chiesa. Io sono dottore in teologia dogmatica, ma sono specializzato in ecclesiologia. La mia tesi di licenza e di dottorato è sulla Chiesa. Io non volevo fare questa cosa, d'accordo? Perché a me mi sarebbe piaciuto fare la sacramentaria, la cristologia, insomma, qualche cosa di mi piace. Soltanto che siccome ad Anagni c'era soltanto l'ecclesiologia, ho dovuto studiare per forza quella. Poi quando dovevo fare il dottorato, che Petrocchi mi disse fa il dottorato, c'avevo già la mezza tesi fatta. Dico, vabbè, mo rifatto, cioè, perché la tesi dottorale è cosa grosso così. Dico, mo la riciclo e guarda caso, in un momento così difficile per la Chiesa, io sono esperto nella Chiesa. Niente a caso. Capito? Cioè, io non c'è niente. Dico, ma a quei tempi, perché era ancora, ho preso il dottorato nel 2003, 2004, 2005, non mi ricordo più. Era bella, per carità. E pensate che il primo concilio che ha fatto proprio dei documenti sulla Chiesa è stato il Concilio Vaticano II. Prima del Concilio Vaticano II, diciamo così, un documento magisteriale che parla solo della Chiesa non c'era. Quindi, questo perché capiate anche un pochettino i segni dei tempi, no? In un momento di forte attacco sotto tutti i fronti, capito? Adesso la Chiesa sta bombardando tutte le parti, non sa più da che santo votarsi, capito? Sono il sogno di Don Bosco, no? Che c'è da tutte le parti, cose, frecce, cose, speroni a destra, sti pori che stanno al timone, il Papa non sa più dove portarla, non sa più che succede, ma tanto poi saremo salvati dal nostro Signore Gesù Cristo, la Madonna, la Chiesa non crolla, non preoccupate. Paradossalmente, io non ci stavo a pensare, dico, ma tu guarda che mi è toccato a fare, perché mi tocca aiutare la Madonna a far sta buona le persone. Nella barca si resta, non si lascia la nave che affonda, eh. Questo non lo deve adottare, il capitano, non, cioè, io sono un povero prete, ma capito? C'è cioè, un povero prete, non lascia che fa, lasci la nave che affonda, andiamo a fare, capito? Cioè, non, che fai? Rimani lì perché tanto la nave non affonda, stai tranquillo, non affonda. Dio, cari miei figli, non solo vi ha dato la vera fede, ma con essa la Chiesa, unica via di salvezza. Anche la Chiesa di oggi, tranquillo, anche la Chiesa di oggi è Chiesa di sempre. Anche la Chiesa ridotta a mano non fa niente per tutte quante le, come dire, le cose che accadono, anche i peccati dei singoli, le situazioni, non toccano questo. Questo io lo so da un punto di vista, questo a me non me lo tocca nessuno, perché se tu hai studiato la dogmatica della, cioè la Chiesa non la puoi toccare, è intoccabile nella sua struttura divina, non ci può fare niente nessuno, ma anche se diventassimo tutti i più grossi peccatori di questo mondo, la Chiesa non la puoi distruggere, è impossibile, è indistruttibile, non ci può fare niente, non ci possono fare niente, capite? Se tu conosci il mistero della Chiesa dogmaticamente parlando è così, quindi state tranquilli, non ci possono fare niente, capito? Non ci possono fare niente, tutti i cardinali, tutti i vescovi, tutti i preti, tutti messi insieme, tutti i fedeli, tutti, se impazziscono, non possono distruggere la Chiesa. Andate a caso questa bella notizia, state tranquilli, capito? State tranquilli, capito? Non ci si può fare niente. E dentro la Chiesa così ridotta continuano a essere amministrati, perché se un prete peccatore amministra i sacramenti, quelli sono sacramenti. Capito? Il catechismo della Chiesa cattolica non lo puoi toccare perché i concili sono stati fatti, per cui se tu vuoi sapere la dottrina cattolica sull'Eucaristia apri il catechismo e te la leggi. Ha voglia di ma no, Gesù Cristo non è presente, non è un simbolo, lo dici tu, ma questo non lo dice la Chiesa. Una volta che è stato fatto il Concilio di Trento e che ti dice chi nega che Gesù Cristo è presente realmente, sostanzialmente, con corpo, sangue, anima e divinità nell'ostia consacrata in ciascuna specie di essa, sia anatema, cioè scomunicato ed eretico, può venire Don X, Don Y, potrebbe impazzire in vescovo, impazzire in carpo, chi te pare? Opinione tua personale, ma la Chiesa non crede questo. Non so se capite bene queste cose, capite? Per questo che noi stiamo sereni e tranquilli. Allora, ma con essa la Chiesa, unica via di salvezza, che voi catechisticamente parlando l'avete contrassegnata ed è realtà. Una santa cattolica apostolica, attenzione, con Pietro Romano Pontefice.
com'è che la Madonna nel 99 continua sempre a fare con Pietro Romano Pontefice, con Pietro Romano Pontefice, con Pietro Romano Pontefice? Ma lo sappiamo, no? Com'è che insiste sempre con Pietro Romano Pontefice? Ci sarà un motivo. Ubbidite alla verità, ubbidite alla Chiesa, figli miei, e sarete assunti in cielo, regno eterno di gloria e di amore, per poi alla risurrezione essere viventi nella gloria divina per tutta l'eternità, come il Padre, come il Figlio e come lo Spirito Santo hanno disposto nel cosmo intero. Pregate, amate, vivendo l'amore di Dio, carità santa nella santità d'amore. Bello, eh? Grazie.